Buonasera amici Juventini e buonasera amici tutti voi. Ho visto che gli ultimi due video siete stati in tanti a seguirmi e questo mi ha fatto veramente piacere. Voglio augurarvi buon anno un po' a tutti e soprattutto buon anno alla nostra Juve. Cosa aspettarci dalla vecchia signora per l'anno 2020? E questo è il dilemma che tutti noi juventini di ogni età ci poniamo. La Juve di Sarri è in grado di darci delle soddisfazioni oppure è una Juve, come tutti noi oramai pensiamo, è una Juve che onestamente ha bisogno di tempo e di uomini per poter esprimere quello che tutti noi ci auspicavamo quando la dirigenza juventina ha preso il Sarri. Voi sapete, chi mi conosce sa benissimo cosa penso io di Sarri. Penso che non è un tecnico da Juve. Alla Juve anche le recenti dichiarazioni sia di Sarri stesso che di Martuscello, il secondo, lo hanno evidenziato. Loro, cioè la Juve, è un'espressione del nostro grande presidente e calciatore della Juventus Boniperti. Alla Juve l'unica cosa che conta è vincere. Invece questi due pare che di questa massima, oltre a non averla recepita, non se ne fottono proprio. Uno dice: provavo sensazioni più forti quando c'era il derby Montevarchi, non lo so, lì dopo, quando giocava, quando era in promozione, non lo so, quando allenava in promozione. Comunque, lui, Sarri, ha detto che provava emozioni più forti nel derby in Toscana quando allenava le piccole squadre regionali della Toscana e non nelle finali di europee. Io dico che di finali europee ne ha avuto uno solo. E quella è pure l'unica vittoria che Sarri può vantare nel calcio professionistico. Se poi ci vuole mettere la promozione in Serie C, in Serie B, in Serie, non lo so in che serie, Coppa Italia, mi pare che ha vinto una Coppa Italia dilettantissima, ce la metta pure, però io so che Sarri ha vinto una coppa sola, l'ha vinto con il Chelsea l'anno scorso. Campionato nemmeno a parlarne. E di altre coppe che io sappia nel calcio professionistico. Se ce n'è qualcuno me lo dite, ma non credo che ce ne siano. Assolutamente non ce ne sono. Quindi l'unica vittoria di Sarri è la vittoria col Chelsea della Europa League, la UEFA Europa League. Allora, cosa aspettarci da questa Juve, amici? Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa ci dobbiamo aspettare da Sarri? Sarri è capace di poter far legna col fuoco, di far fuoco con la legna che ha. Un buon cuoco riesce a cucinare un pranzo decente anche con gli avanzi. E questo lo posso dire perché io mi diletto in cucina, anzi sono bravo in cucina, e vi posso dire che se uno sa cucinare, con due avanzi riesce a fare un pranzo squisito. Per cui non mi venite a dire che a Sarri mancano i calciatori, perché i calciatori che ha la Juve Sarri non li ha mai avuti. Nemmeno a Napoli, nemmeno a Napoli. Lui, se veramente era farina del suo sacco,
Il gioco espresso a Napoli lo poteva esprimere benissimo qui alla Juve, anzi lo doveva esprimere ancora meglio con l'HDR in attacco. Dybala, Higuain, CR7, Ronaldo, il campione dei campioni, il pentapallone d'oro. L'uomo che è stato premiato come il miglior calciatore per il 2019 al Dubai Awards l'altro giorno, insieme a Pjanic. Vabbè, a Pjanic è stato dato il premio alla carriera, però Ronaldo è stato premiato come miglior calciatore del 2019. Quindi, amici cari, se uno non riesce a far fuoco con queste legna, allora o non hai fiammiferi, e secondo me anche non avendo i fiammiferi, con la legna che ha, basta sfregarlo un po' e il fuoco si accende lo stesso. Lui non riesce nemmeno a accendere il fuoco con questo. Poi veniamo ai ragionamenti. Mo' è uscita fuori la storia di Martuscello che in una riunione privata pare che gli sia scappato che non è importante vincere momentaneamente al momento, l'importante è rispettare, cioè io me la traduco in un buon senso, rispettare i dettami, rispetto a che poi alla fine i risultati arriveranno, questo credo che volesse dire. Forse Martuscello e Sarri non hanno capito una cosa, che alla Juve si deve vincere. Alla Juve se non esiste il secondo posto, se si arriva secondo si è persi e basta, non c'è altra discussione, non c'è proprio termine di discussione, o si vince o si è perso. Quindi, caro Martuscello, caro Sarri, incominciate ad entrare, se ancora non ci siete entrati, incominciate ad entrare nell'ottica Juve. Se no, altrimenti prendete la valigia e andatene a casa, perché ci sono milioni di tifosi, come me e come tanti altri, che onestamente hanno le palle, scusate, i cojones pieni di questi ragionamenti. Alla Juve, ma anche, parliamoci francamente, alla Juve hanno comprato Cristiano Ronaldo. Ma no, sarà, avrà i suoi anni, però sembra Cristiano Ronaldo. Al Milan l'altro giorno hanno preso addirittura Ibrahimovic, 38 anni, quindi figuriamoci un po'. Oggi l'età non è più come una volta che a 35 anni è un calciatore era finito. Buffon, 42 anni, ancora gioca ed è un ottimo portiere. Quindi con un po' di sport, con la dieta giusta, voglio dire con un po' di sport, con un po' di allenamento, con tanto allenamento, con la dieta giusta, con un tenore di vita consono, si riesce ad arrivare anche ad età avanzata e a fare figure più che decenti. Ronaldo poi che c'ha dalla sua un fisico eccezionale, una tempra morale massima, diciamo, quindi sappiamo tutti che l'altro giorno a Natale Ronaldo era in piscina che faceva, si muoveva, si allenava, si tonificava. Quindi per Ronaldo non esiste Natale, non esiste Capodanno, non esistono ferie. Lui tutti i giorni fa, e quindi è una macchina da guerra. Se tu hai questi campioni e non riesci ad esprimere gioco, caro Santi, ma no, non è colpa dell'arbitro che espelle Bentancur, non è colpa dell'arbitro che ha sempre così, sempre così. Poi anche questo fatto, caro Santi, non è da Juve. Alla Juve non esistono reclami, non esistono scuse, non esistono, non siamo al Napoli, non siamo al Montevarchi e tantomeno siamo all'Empoli. Qui sei alla Juve. Cerca di capire. Ma io mi incazzo pure, amici cari, mi incazzo pure con Nedved, mi incazzo. Poi Nedved si è fidanzato con una ragazzina. Che vogliamo ragionare più? Oramai la Juve sembra una squadra allo sbando. Il nostro presidente sembra messo da parte. Lui o è una scelta personale, ma non credo che sia una scelta personale,
cioè quello di estraniarsi dal contesto Sarre, cioè come lui non volesse far parte, dice l'avete voluto, ve lo gestite voi, però poi saranno pure vostre le conseguenze. Io credo che sia questo il ragionamento di Agnello. Ce lo volete Sarre? Prendetelo, ve lo gestite voi, però posso cacarsi vostro. Vi va bene? Benissimo. La gloria è vostra, ma se vi va male, amici cari, il culo è vostro. Credo che sia questo il ragionamento di Agnello. Cosa aspettarci dal 2020? Intanto abbiamo una campagna acquisti ferma. Haaland è sfumato, come abbiamo tutti sappiamo, oramai. Anche se io penso che onestamente Haaland al momento no, non servisse poi più di tanto alla Juve. In prospettiva certamente è sempre un campione, però c'è sempre da vedere, sono anni fantastici che vanno, poi alla fine il campione va valutato nel tempo, in più anni, non va valutato in una stagione. Prendiamo il pistolero Piontek, l'anno scorso faceva gol anche se dormiva. Quest'anno non riesce a buttare la palla dentro nemmeno se la porta è vuota. Quindi il calciatore, andiamoci piano con questi facili entusiasmi. Era in prospettiva, sarebbe stato un buon acquisto, pagando la clausola rescissoria si poteva portare a casa, però secondo me se non si è preso è perché onestamente si entrava in un vortice vizioso come si è entrato con Rabiot, come si è entrato con De Ligt, cioè quando c'è di mezzo Raiola sai dove inizi ma non sai mai dove vai a parare, quindi secondo me hanno fatto bene a non prendere Haaland. Però purtroppo ormai è sodato che alla Juve due rinforzi. Ma rinforzi, due piloni, due pilastri, specialmente di centrocampo, servono. Servono, sì. Khedira, vuoi non vuoi, malato non malato, ma Khedira oramai non è più d'aiuto. Bentancur, a me mi sembra un buon Bernardeschi, Carozzolo Razzo in mezzo al campo, un buon Cimabue, dai. Bernardeschi e Bentancur sono come Cimabue. Ne fanno uno e ne sbagliano due. Tu mi vedi pure l'altro giorno, si è fatto espellere, 3 giornate di squalifica, la Juve rimane senza forse il miglior centrocampista attuale, che era lui, il più in forma, diciamo, non il migliore, il più in forma, per 3 giornate abbiamo il Cagliari, abbiamo la Roma, questo sì, scherzi di giovinezza, ma voglio dire, come Cimbabue, girano nel campo, boom, 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 fanno più casino che costruzione di gioco. Pjanic, onestamente, Pjanic, se lo trovi in giornata, ti può sembrare un buon giocatore, un buon calciatore, un bel centrocampista, non un campione, non un fuoriclasse, perché a me Pjanic non è mai sembrato un fuoriclasse. Io addirittura quando lo presero dalla Roma, onestamente, io non ho capito perché è stato preso Pjanic, e ancora oggi stento a comprenderlo. Perché in circolazione, onestamente, ci sono fior fior di centrocampisti molto più forti di Pjanic. Non ti fa un lancio lungo. Ogni tanto ne fa uno, diciamo, ne ha fatto un paio con Dybala e tutte e due Dybala ha segnato. Con l'Inter è in coppa. Fece due azioni. Ma un centrocampista come Pjanic deve smarcare, c'hai tre campioni, c'hai una forza d'attacco impressionante. Perché, abbiamo l'HDR, forse l'attacco più forte al mondo, anzi, senz'altro abbiamo l'attacco più forte al mondo, ne sono sicuro. Se questi un rifornimento, se noi avessimo un centrocampo che spingesse, un centrocampo che desse più palloni, che mettesse in condizioni questi tre di poter giocare più palle, secondo me noi segneremmo caterbe di gol. Ma questo no, non possiamo dare la colpa tutta ai calciatori. Io non me la sento di dare la colpa ai calciatori. Secondo me la colpa è prevalentemente di Sarri.
come l'anno scorso lo era prevalentemente di Allegri. Purtroppo, però, se Allegri aveva le sue colpe, Allegri almeno non prendeva tutto quello, no, almeno la squadra era quadrata, era centrata. La squadra, anche se non esprimeva un gioco spumeggiante, non esprimeva un gioco fantastico, ma la squadra dava sempre l'impressione di essere centrata in campo, dava sempre l'impressione di poter vincere in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, con qualsiasi squadra. Invece la Juventus di Sarri, onestamente, questa sensazione non la dà. Noi con la Juventus, da quando c'è Sarri, entriamo in campo non più come vincenti, ma entriamo in campo come una squadra normale, che si può vincere, si può pareggiare, si può perdere. Invece con Allegri questo non c'era. Con Allegri si entrava in campo già con la partita al 90% vinta. Anche noi tifosi, da casa, dallo stadio, sentivamo che i forti eravamo noi. Ma con Sarri c'è un senso di debolezza, di vulnerabilità, e non dobbiamo nascondercelo questo. La squadra esprime un senso di vulnerabilità e le compagini avversarie sentono la paura. Anche nei calciatori stessi, i nostri calciatori non sono più sicuri di loro stessi. Sarri li ha ingabbiati in questi schemi fantasmagorici che solo lui li capisce, solo lui nella sua testa li riesce a rendere giocabile. Ma in campo è diverso. Tu li puoi rendere giocabili in testa tua, li puoi rendere giocabili sulla carta, ma in campo c'è l'avversario. L'avversario non è una pedina che tu la muovi tu a seconda di, per esprimere, per far capire il meccanismo ai tuoi calciatori. In campo ci sono calciatori con la propria testa e con un allenatore abbiamo preso 6 gol con una sola squadra. In 2 partite, 6 gol, ma che scherziamo? La Juventus che prende 6 gol dalla Lazio. In 2 partite. 6 gol, Allegri non li prendeva nemmeno in 15 partite. Abbiamo già raggiunto il doppio dei gol presi. A parità di partite giocate, abbiamo raggiunto il doppio dei gol presi da Allegri l'anno scorso. Ma ci rendiamo conto? Ma che è una difesa improponibile? Questa è una difesa improponibile, assurda. Cioè, non lo so, noi abbiamo. Tenete presente, amici, qualcuno che ha rotto il cemento con la mazzetta e la puntina d'acciaio. Noi abbiamo la puntina d'acciaio, l'abbiamo, però la mazzetta non è di ferro, il battente. Abbiamo un battente di legno. Batti, batti, il battente si spacca e allora la punta non penetra. Le punte, anche se è d'acciaio, che Higuaín, Dybala, CR7. È una punta d'acciaio, ma se non qualcuno non spinge, abbiamo una spinta fallace. Che possono fare quelle? Tanto è vero che stiamo andando avanti con la loro invenzione, una volta Ronaldo, una volta Dybala, una volta Higuaín. E queste, ma niente di più, non si va avanti più. Il centrocampo non regge la spinta avversaria, ma nemmeno contribuisce al gioco. Tic, tac, tic, passaggi in trasversale, tocchi, tocchetti. Parliamoci chiaro, ma noi che ne facciamo se tocchiamo 150 palloni, se poi alla fine non progrediamo nemmeno di 1 metro? Sai, questo me lo devi spiegare. O forse nella tua logica contano più i passaggi che i gol. Non lo so, io questo non lo so, incomincio a dubitare onestamente che Sarri sia un bravo tecnico, incomincio a dubitare che questi due, sia Sarri che Martuccello, sono da Juventus. Incomincio a dubitare anche della nostra. Io penso che i nostri
dirigente, a partire da Paratici, che io lo ritengo assolutamente un ragazzo da officina, non un capomastro, ma il ragazzo che sta, portami, allora Marotta diceva dammi la chiave inglese e lui gli dava la chiave inglese, dammi il martello e lui gli dava il martello, per far rendere l'idea, ma non è lui l'artefice, tanto è vero che stiamo vedendo onestamente Paratici che spessore ha, zero, 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 che campagna acquisti ha fatto senza Marotta, da quando Marotta è andato via? Tralasciando l'affare Ronaldo, che poi l'affare Ronaldo onestamente l'ha concluso il nostro presidente, non l'ha certo concluso, forse l'avrà iniziato Paratici, ma Paratici l'ha iniziato dopo l'imbeccata di Ronaldo stesso e del suo procuratore. Quindi loro sapevano che se andavano da Marotta, Marotta gli diceva, amici cari, verità via che da fa, no? Qua non ci sono soldi da gettare. Invece con Paratici si sarebbe potuto fare tutto. Cioè, onestamente, Nedved che si mette con una bambina di 23 anni. Boh, non è, ognuno l'amore, sappiamo tutti, l'amore è cieco, ognuno può fare quello che vuole, d'accordo. D'accordo, tutto quello che vuole. Buon uomo di quasi 50 anni che si mette con una bambina di 23 anni, onestamente. Qui siamo proprio alla crisi di mezz'età conclamata. Oramai penso che sia. Siamo in brutte acque. Io credo che la Juve attualmente sia in brutte acque. Si è messa male sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista dirigenziale che dal punto di vista tecnico. Come squadra l'abbiamo, fortunatamente abbiamo una grande squadra perché negli anni precedenti si è lavorato e si è lavorato bene. Però i calciatori onestamente si logorano. Infortuni, il tempo stesso, incomprensioni, il fatto che questo tecnico pretende un gioco che non congeniale al più dei calciatori di questa Juve. Quindi bisognava fare una Juventus per stare, ma questo poi nemmeno questo possiamo dire oggi che se gli facevamo, se gli davamo il Napoli che aveva Sarri quando era allenatore del Napoli, se gli davamo tutti i calciatori che aveva a Napoli alla Juve non è detto che andava come andava, come è andato lì, cioè non è detto che si esprimesse quel calcio che poi onestamente personalmente è vero che il Napoli giocava bene, però dai, i risultati quali sono stati? Cioè, alla Juve si deve vincere, tu alla Juve non ti puoi permettere lo. Sì, d'accordo, sarebbe stato bello avere la botte piena la moglie ubriaca, cioè esprimere grande gioco e allo stesso tempo portare i risultati a casa, ma credo che Sarri non sia il tecnico per fare uno e l'altro. Sarri purtroppo è ingabbiato, non solo ingabbia i calciatori, ma è ingabbiato lui stesso nei suoi schemi. Basta dire da dove viene la storia di Sarri. Sarri è un bancario, quindi è abituato a ragionare con i numeri. Quindi Sarri non ha cuore, non ha sentimenti, cioè cercate di capire, non è che è un animale. Dal punto di vista lui è schematico, incartato in quei quattro mura, i suoi schemi, e non esiste la giornata buona, non esiste la motivazione, cioè non è nemmeno un motivatore, come ha detto Chiellini, effettivamente poi Chiellini l'ha detto papà lei papà, amici cari. Cioè, me ne voglio, cioè, gli schemi, sì, gli schemi, sì, tutto, però il calcio non è solo schemi, non è solo tattica, il calcio è tante altre cose, soprattutto è motivazione. Sarri non motiva i calciatori. Sarri gli dice vai così e basta, ma non è che va a prendere un calciatore amico, dai, vai qua, facciamo così come faceva Allegri.
Non è un tipo che si arrabbia, cioè già il fatto che trova scuse. Allegri non trovava scuse. Allegri si incazzava con il calciatore. Non c'erano scuse. La scusa era che se tu non giochi, no, non vinci. Se tu non dai l'anima, non vinci. Non esiste che l'arbitro, non esiste il campo, non esiste addirittura, ha tirato fuori la storia che sono arrivati con un giorno dopo, ha giocato una partita in più. Ma sei alla Juve, la Juve dovrebbe vingere con una gamba, con i lacci degli scarpini legati. I calciatori della Juve, come sono talmente superiori sulla carta agli altri, dovrebbero vingere con i lacci delle scarpe legate una all'altra e dovrebbero vincere lo stesso, tanto che sono forti. Con la Lazio noi dovevamo vincere noi 3-1. Non loro, ci hanno fatto 6 gol in due partite. Comprensibile che tu ne becchi uno, logico. Adesso non c'è più nemmeno la scusa per gli italiani di dire che siamo la squadra più imbattuta d'Europa. L'abbiamo prese due sconfitte, due scoppole. E è quella che verranno ancora, perché onestamente non c'è niente. Ma nemmeno a livello della società, nemmeno la società credo che oramai come avesse dato questa stagione come persa. Errore, è stato fatto l'errore a monte, si termina la stagione, anche perché il fatto di non spingere per una campagna acquisti riparatoria qui a gennaio la fa capire tutto. No, lasciamo perdere Haaland, lasciamo perdere Haaland. Se onestamente, come dicono, si va su Paredes, c'è lo scambio, continuiamo a fare scambi, 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 ma un centrocampista di livello serio, quando lo prendiamo? Caro Paratici, caro Nedved, caro presidente Agnelli, caro Elkan, ma lo capite o non lo capite che alla Juve servono come il pane due centrocampisti di spessore, ma di spessore serio, centrocampisti che giocano la palla, che hanno una visione di gioco, centrocampisti che illuminano il gioco, che accendono il gioco. E non i soliti trombati. Paredes ha detto di tutti. Lo scambio col Paris Saint-Germain, noi dovremmo dare Kane e loro dovrebbero darci Paredes. E ci andiamo a mettere in un altro circolo vizioso. Andremo a prendere un altro rotto che dovremo aspettare 2 o 3 anni per rimetterlo in sesto, se ci riusciamo poi, come è capitato con Rabiot, preso addirittura l'anno scorso di questi tempi, e ancora non gioca, ancora non è pronto. Ramsey, abbiamo preso Rabiot, abbiamo fatto una storia con la mamma che non veniva più. Rabiot purtroppo va, non va ancora. Il tempo è finito, caro Sarri. Rosario, il tempo è finito, siamo al 2020. 2020. Ti abbiamo dato 4 mesi, 5 mesi di tempo. Tu cosa hai fatto? Noi avevamo 4 obiettivi. 4 obiettivi. Uno è sfumato. Giusto. Mo' c'è rimasto la Champions, il campionato e la Coppa Italia. Caro Sarri, se tu perdi il campionato, se noi perdiamo il campionato, automaticamente, anche se vincessimo la Champions, sarebbe lo stesso un'annata fallimentare. Hai perso la Supercoppa, perderesti il campionato, la Coppa Italia. Se hai perso la Supercoppa, vuoi vincere la Coppa Italia? Non credo proprio.
E la Champions? C'è andata di culo con Lione, ma siamo sicuri che questa squadra, e soprattutto tu, riesci a mettere in campo una compagine? Perché onestamente, Lione e Lazio, c'è poca differenza. Corrono. Certamente. Lione non avrà il centrocampo della Lazio, però è una buona squadra. E le squadre che corrono, le squadre che esprimono il gioco, puta caso, ci mettono in difficoltà. In difficoltà seria. Ma poi, onestamente, noi ad oggi, se io devo dire il gioco di Sarri, il Sarri Ball, dov'è? Io non l'ho visto. Io non l'ho visto. Io sto ancora aspettando, tranne quella partita illusoria con l'Inter, che poi lì vanno a capire cosa è successo, ma è stata sempre una vittoria per invenzioni e magie dei singoli. Uno scambio, il gol di Wayne, un'invenzione di Dybala, un tiro. Voglio dire, ma il gioco di Sarri, il gioco che Sarri ci ha promesso di mettere sotto gli avversari e martellarli con un calcio spumeggiante, dov'è? Addirittura questa squadra mi sembra peggiore di quella di Allegri, come ho detto prima, perché quella di Allegri entravamo vincitori già dal corridoio, bene o male noi tifosi stavamo tranquilli, perché se non in un modo o nell'altro eravamo sicuri di portarlo a casa il risultato. Oggi nemmeno più quello, caro Sarri, ci hai tolto pure quello, ci hai tolto pure la sicurezza, la spavalderia. Oramai abbiamo paura con tutte. Pure con la Sampdoria, se non, quello non arrivava sulla luna e l'altro non faceva quel tiro al volo spettacolare, che avevamo fatto? Niente. Con il Genoa si è dovuto inventare un rigore all'ultimo minuto Ronaldo per vincere la partita. Ma è modo questo, una squadra come la Juve, piena di zeppa di campioni, ridursi in questa condizione da mendicare un rigore al 97. Onestamente io mi comincio a vergognare un po', eh? Ma anche per le tue scuse, che trovi sempre scuse in un modo o nell'altro. Qui siamo alla Juve, caro Sarri, ma soprattutto è ora che glielo fate capire voi, signor Nedved, signor Paratici, e soprattutto lei, signor Presidente Milano. Io, se fossi lei, avrei già preso Sarri per orecchie e l'avrei sbattuto fuori a calci nel culo. Dopo la sconfitta di Supercoppa, io l'avrei cacciato, perché non ha portato niente di nuovo, niente di. Non ha portato gioco. Il gioco non c'è. Noi stiamo vedendo la stessa Juve di Allegri, pari pari a livello di gioco. Ma ci ha tolto la sicurezza, ci ha tolto la spavalderia, ci ha tolto le vittorie. Ci ha fatto prendere una caterba di gol con quella sua improbabile modo di difendere. Assurdo modo di difendere. Se tu non hai il centrocampo che filtra, caro Sarri, tu non puoi mettere la difesa in quel modo. Vedi il tuo collega Inzaghi, che ti ha fatto a capo tanto, 2 volte, in 2 settimane ti ha fatto a capo 2 volte così. E tu, nonostante questo, non è, dalla prima volta non hai saputo trarre nemmeno insegnamenti. Quindi, caro Sarri, come ho detto,
sei pure un po' fanatico, un po' che te la tiri, ingabbiato in quei tuoi schemi, come fosse che quegli schemi, come fosse la Bibbia. E lì ci fosse la verità assoluta, in quegli schemi. Io non so onestamente, amici cari, che possiamo aspettarci da questa luce. Ma certamente io mi auspico e mi auguro ogni bene per me, per la Juve e per voi tutti, amici cari Juventini. Ma credo che con questo allenatore, quest'anno, le cose andranno tutt'altro che bene. Sembra la Juve, onestamente, mi sembra la Juve di Sarri, mi sembra questa Juve, diciamo, non solo Sarri, ma anche la dirigenza, come fosse una barca in un mare in tempesta, però dove nessuno cerca di salvare, di fare qualcosa. È una barca lasciata alla deriva, in balia della tempesta. Questo mi dà l'impressione. Si continuano a fare ricapitalizzazioni, che poi a che servono queste ricapitalizzazioni? Per pagare vecchi debiti, per pagare e non portate niente di nuovo, niente di utile, niente di importante per dare senso a questa stagione. Per noi juventini, giocare, è importante vincere il nono scudetto consecutivo. Anzi, vi dirò di più, per me è più importante vincere lo scudetto che la Champions, a questo punto. Perché fare 10 scudetti di fila rimarrebbe negli annali del calcio, per secoli. Non per anni, per secoli. Si parlerà della Juve dei 10 scudetti consecutivi, dei 9 scudetti consecutivi, degli 11 scudetti consecutivi. Battere Conte è andato il primo anno, è venuto alla Juve, ha vinto lo scudetto. Il primo anno, poi ne ha vinti altri due, ne ha vinti tre consecutivi, però. Diciamo, come è venuto il primo anno, già ha vinto lo scudetto alla Juve. Come è andato al Chelsea, al primo anno ha vinto lo scudetto al Chelsea. Non vorrei che adesso è andato all'Inter. Di solito si dice non c'è due senza tre. Quindi, amici cari, ditemi voi, fatemi sapere come la pensate, se la pensate come me. Ma io credo che onestamente la dirigenza debba mettere le mani al portafogli e prendere quantomeno un centrocampista, ma non rotto, non cacciato come Paredes fuori rosa o come Rabiot, un centrocampista serio alla Rakitic. Tanto per intenderci. Alla Vidal, tanto per intenderci, anche se Vidal ha i suoi anni, però Vidal ha già giocato alla Juve. Non vorrei che mo l'Inter si prendesse Vidal e noi rimanessimo col cerino in mano, anche con Vidal. Si sono fatti sacrifici per Ronaldo, un sacrificio enorme per Ronaldo, ma se a Ronaldo non lo mettiamo in condizione di pungere. Ronaldo, sono soldi buttati dalla finestra. Si sono fatti sacrifici enormi per Rabiot. Per Rabiot pure. Per De Ligt, ancora di più. De Ligt, lo capisco perché è un sacrificio. Sono soldi anche se si è dato un po' troppo. Se si è dato tanto. Però in prospettiva. Ci può essere un ritorno.
Onestamente, per Ronaldo, che ritorno possiamo avere? L'unico ritorno che possiamo avere di Ronaldo è che ci faccia vincere il più possibile. Ma se non lo mettiamo in condizione questo ragazzo di poter pungere, che deve fare? Che deve fare? Se i palloni non gli arrivano, se la palla non gli arriva, come gli deve arrivare? Già che la va a prendere a 2 a 3 metri di altezza, già. Higuaín. Che vogliamo di Higuaín? Ah, Higuaín è stato. Non è vero, Higuaín sta dando il massimo. Ne avessimo di altri Higuaín. Si impegna. Come ha cacciato Higuaín? Non vedete che come esce fuori Higuaín, la Juve scompare. Perché è l'unico che fa gioco, è l'unico che rende la Juve alta e quindi la rende pericolosa e tiene le altre squadre. Come è uscito Higuaín, la Lazio ci ha mangiato. E voi mi venite a dire che Sarri è un grande tecnico, se ancora non ho capito questo. L'ho capito io, che di tecnico non capisco niente. Avete capito voi, che non siete certi tecnici. Ma lui non lo capisce, lui non lo capisce. Lui scrive lì sopra su quel taccuino. Che poi vorrei vedere che cazzo gli scrive. Secondo me lui e Martuscello fanno come si dice, la battaglia navale. E noi pensiamo che fanno qualcosa di importante. Invece, secondo me, giocano a battaglia navale. I giocatori giocano in campo. Io vi auguro, amici cari, un buon anno, veramente un anno felicissimo. Un 2020 spettacolare, il più bello di tutti. Che voi abbiate mai avuto. Dico forza Juve, perché la Juve è il nostro cuore, è la nostra madre, è la nostra gioia. E speriamo, che onestamente questa Juve, i Sarri, ha deluso un po' tutti, anche i sarriani. Certamente è duro ammettere il proprio errore, ma una persona seria, la prima cosa che fa è ammettere i propri errori. Se tu vuoi migliorare, se tu vuoi recuperare, la prima cosa che devi fare, devi ammettere il tuo errore. Se vuoi guarire, la prima cosa che devi fare, devi ammettere che sei malato. Prima ammetti che sei malato, prima puoi guarire. È la Juve, questa Juve è malata. Buon 2020 a tutti, amici.